Bene, il 1 ottobre 2021, Aldo sempre da raccontare. Ho cambiato rotta oggi, sono venuto qua in via Manescia, stop tra un vigneto e l'altro. Sono arrivato in questa via dove appare in me un senso di piacere essere qui a vedere dall'alto la Valtellina, guardare queste nubi incerto, il sole che si apre dietro le nuvole. Ebbene, guardate dove sono, per indicare, 5 chilometri, arrivo a Mello, ma a me non interessa, mi interessa questa zona di uva nera, dove si appropria il mio io per essere un viandante, un vendemmiatore anche. E vedo questo bel cielo, questo bel sole che si sta aprendo oggi tra una nuvola e l'altra. E sono esattamente in via Manescia, dove proseguendo sto imparando, sembra facile, ma essendo la seconda volta, allora arrivo alla frazione Corlazzo. Corlazzo, proseguendo di qua, arrivo alla località La Magra, giusto, poi lì c'è un sentiero che prosegue in questa strada, un sentiero per Mello, sì, ma l'importante da Mello poi arrivare a Santa Croce, una signora di una certa età l'ha fatto, ma io sto imparando i sentieri, mi accontento di vedere questa veduta aerea che permette a me una visione ottica stupenda. Eccola di fronte, a me ho Morbegno spostandosi in là, verso più in su della valle c'è Talamona, di fronte a me esattamente c'è Cosio e sottostante a me, come ben vedete, c'è Traona. Poi, in quel raggio di sole, oltre quel ponte in fondo, vedo il mio paese da me tanto amato, piccolissimo. Dopo, al di là del ponte, del cavalcavia, con quel raggio di sole che illumina la cascatella piccola di Piagno. Ebbene, avete capito dove sono, in Valtellina, in provincia di Sondrio. Oggi godo di questa beatitudine a essere qua tra castagne e soprattutto tant'uva, dove, essendo venuto io stesso piedi dalla chiesa, dal convento si può dire, di San Francesco, salito di qua, io sono arrivato oggi esattamente in questo punto che mi piace, via Manescia, ricordarsi. Poi, proseguendo ancora, vado al castello di Domofolo, ma sono già andato. Per ora sto guardando queste bellissime vigne che mi danno un senso di autunno precoce. E sì, siamo in autunno, siamo nel mese di ottobre. Guardate com'è bella la Valtellina anche col tempo nuvoloso. Un saluto da Aldo, il girovago della Valtellina.